Buonasera dalla vostra Maria Giovanna Pompelmi. Va ora in onda la seconda trascinante puntata dello sceneggiato televisivo in 5 puntate Niente Flebo, solo Ebolebo. Visti gli argomenti trattati, si consiglia la visione ad un pubblico diversamente lobotomizzato. Buona visione. Parla solo di Ebolebo. Cosa vorrà dire nessuno lo sa, ma il tempo lo svelerà. Quale segreto nel clero? Niente flebo, sempre solo e volevo. Riassunto della puntata precedente. Il cardinal Gervasone, sul letto di morte, pronuncia una frase enigmatica che per il commissario Cipollò è la base di partenza per le indagini su quello che lui ritiene un omicidio. Neanche le sue conoscenze e le sue amicizie molto in alto sono riuscite a salvarlo, poveraccio Cordon Bleu. Ma dimmi un po', se è riuscito a trovare qualcosa negli archivi segreti del Vaticano? Non ci crederai mai, ma sono riuscito a scoprire la fantomatica danzatrice del ventre. Perbacco! Che notizia incredibile! Ma chi è? Dove si trova? Con calma, commissario, con calma! Le mie rivelazioni hanno un prezzo. Non si fa nulla per niente. E va bene, ti meriti una ricompensa. Quanto vuoi? Non voglio soldi, voglio... Intanto, nello studio del medico... Forza, dottore, non ci tenga sulle pigne. Siamo nel 2263. Possibile che non ci fosse la possibilità di salvare mio padre? Spine, in confronto a te, Aldo Biscardi era un docente di italiano. Signora, purtroppo le conoscenze mediche si sono fermate al 2030. Se avesse studiato la storia, capirebbe che la cometa di Halley, che si è schiantata sulla Terra distruggendo tutte le nostre conoscenze e lasciando la Terra per 200 anni nel buio più totale, abbiamo dovuto ricominciare tutto da zero. Comunque sarò molto franco con voi. Non vi è mai capitato di vedere una cosa del genere. Dottore, le ricordo che tra 2 minuti l'aspettano in sala operatoria per un trapianto del pene. Del rene, un trapianto del rene. Se era per il primo, vi mandavo mio marito. Quando lo hanno distribuito, il primo, doveva essere al bar. Io l'ho soprannominato Chiodino. Soprannominato? E poi non credo che interessi al dottore, cara mia canottona. Piuttosto, Doc, ci dica, ma cosa ha visto? Signorina, avvisi che arriviamo. Faccia tirare fuori dal freezer il rognone, grazie. Magari ci faccia anche un soffritto. Come vi dicevo, dalle lastre ho visto che dallo stomaco si vedeva una testa di la testa di un muflone! Nel frattempo il commissario Cipollò e l'investigatore Ponzio... Non voglio soldi, voglio solo lavorare con lei per la risoluzione del caso. Tutto qui? Va bene, accetto. Ma adesso dimmi cosa hai scoperto. Cardinal Bertolone. E chi è? Il figlio del Gualtiero? Quello che aveva la drogheria a Corè? Non lo so, signora. Non sono di qua. E soprattutto, si levi, stiamo lavorando. È un brutto maleducato. Non c'è più rispetto per le signore anziane. I giovani d'oggi credono di lavorare solo loro. Ma chi è quello? Il Cardinal Bertolone? Forza, inseguiamolo! Ma non può essere lui! L'ho visto nella bara! E se fosse il suo fantasma? Dai, Cipollò, alza le chiappe! Rincorriamolo!
Attenzione, si nasconda, ci stanno sparando! Pesce, mi ha sfiorato! Quasi quasi ci finivo io sull'epigrafe! Chi ha sparato all'investigatore privato? Chi si cela nelle vesti del cardinale? Cosa significa il teschio del muflone che si cela nello stomaco del cardinale? Verrà bene il rognone alla veneziana del dottor Mason? Lo scopriremo nella prossima appassionante puntata di Niente Flebo, solo Ebolebo.